vogliamo calcolare il seno di 5430 gradi, la tangente di 3120 gradi, il coseno di 19 sesti di pi greco e la cotangente di 37 quarti di pi greco. Osserviamo che questi quattro angoli sono degli angoli impropri perché tutti e quattro più grandi di 360 gradi, i primi due, di 2 pi greco, i secondi. Cominciamo a calcolare dunque il seno di 5430 gradi. Possiamo subito dire che questo è uguale al seno di 30 gradi, cioè un mezzo. Come si fa a stabilirlo? Bisogna eseguire la divisione 5430 gradi diviso 360 gradi, perché il seno è periodico di periodo 360, cioè si ripete ogni 360. Evidentemente questa divisione fa 15 con il resto di 30 gradi. E visto che il resto è 30 gradi, per tale motivo abbiamo scritto che è uguale al seno di 30 gradi, cioè uguale a un mezzo. Ricordiamo che la regola che abbiamo applicato è la seguente, che il seno di K360 più alfa è semplicemente uguale al seno di alfa. Nel nostro caso alfa è proprio 30 gradi. Calcoliamo ora la tangente di 3120 gradi. Possiamo subito dire che è uguale alla tangente di 60 gradi, cioè uguale al radical 3. Perché 60 gradi esce fuori come resto della divisione 3120 gradi diviso 180. Ricordiamo che la tangente è periodica di 180, dunque si ripete ogni 180. Da questa divisione, come già detto, il resto è 60 e dunque ecco perché abbiamo scritto tangente di 60. Ricordiamo che la regola applicata è la seguente: tangente di K180 più alfa è uguale a tangente di alfa. Per quanto riguarda il coseno di 19 sesti di pi greco, riscriviamo 19 sesti di pi greco nel seguente modo: 12 sesti di pi greco più 7 sesti di pi greco. 12 sesti semplificando il 2 pi greco, quindi otteniamo coseno di 2 pi greco più 7 sesti di pi greco. E per la periodicità del coseno, questa regola qui sotto, possiamo scrivere che è semplicemente uguale al coseno di 7 sesti di pi greco. E riscrivendo 7 sesti come pi greco più pi greco sesti, otteniamo che è uguale al coseno di pi greco più pi greco sesti. Tenendo conto delle formule degli archi associati, è uguale a meno seno di pi greco sesti. Siccome il seno di pi greco sesti è proprio un mezzo, otteniamo meno un mezzo. Abbiamo a questo punto applicato la regola degli archi associati: coseno di pi greco più alfa, o di 180 più alfa, che è la stessa cosa, è uguale a meno seno di alfa. Per calcolare la cotangente di 37 quarti di pi greco, riscriviamo 37 quarti di pi greco come 36 quarti di pi greco più pi greco quarti. Siccome 36 diviso 4 fa 9, otteniamo cotangente di 9 pi greco più pi greco quarti, e per la periodicità della cotangente, che è periodo di periodo 180, cioè pi greco, otteniamo cotangente di pi greco quarti uguale a 1.